Ciao, buongiorno, Ivan Bianco. Delle mattine, alcune mattine, le persone si svegliano, guardano fuori dalla finestra, vedono il cielo un po' coperto e sai che cosa hanno il coraggio di dire? Oggi è brutto. Cosa? Oggi è brutto? Ma brutto cos'è? No, brutto nel senso che dice, perché non è proprio una bella giornata serena. E è brutto! Cioè tu vorresti dire che quando non c'è il sole perché è coperto dalle nuvole è brutto? Cioè tu mi vorresti dire che una vita senza acqua sarebbe positiva? Tu mi vuoi dire che se... Ma tu lo sai se non ci fosse l'acqua cosa succederebbe? Lo sai? Ma tu hai idea che ricchezza abbiamo noi ad avere questo spettacolo di natura che ci dà... sia il sole, che l'acqua, che il vento, che... ma tutti i fenomeni, ma non dire mai è brutto, perché la vita è meravigliosa, ma sai che c'è di nuovo? Che se tu dici oggi è brutto, come per incanto diventa brutto davvero, ma non per il tempo, per tutta una serie di cose che succedono, sai perché? Perché tutto è collegato e i pensieri diventano cose, i pensieri da qualche cosa, da qualche parte arrivano e ritornano, quindi... La vita è esattamente il riflesso di quello che tu vuoi che sia. Vuoi che sia una vita straordinaria? Lo sarà. Vuoi che sia una vita brutta? Lo sarà. Quindi, sia che pensi di farcela, che pensi di non farcela, hai comunque ragione. Sia che tu pensi che sia bello, che pensi che sia brutto, avrai comunque ragione. È come se tu nel cervello avessi una lampada di Aladino che ogni volta, capito, tu sfreghi, esce fuori il genio e ti dice, dimmi. Ogni cosa che tu desideri sarà realizzata, eh? Ogni tuo desiderio è un ordine. E allora non fare questo errore, non fare mai l'errore di dire è brutto, perché non c'è nulla di brutto, è meraviglioso il fatto che ci sia un bellissimo tempo nuvoloso, finalmente pioverà, la natura ne ha bisogno, c'è tutta la vegetazione che è secca, asciutta, ha bisogno di bere. E finalmente arriveranno un sacco di funghi e vai buona giornata, è bello, è uno spettacolo, ciao!